Benvenuti alla rubrica Il Fatto, che oggi si occupa di cultura e del Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica Parco Maiella, riservato a scrittori, saggisti e poeti dalla Penna Verde. La cerimonia conclusiva della 26esima edizione si terrà ad Abbateggio il prossimo 15 luglio. Ma ne parliamo con l'ideatore, presidente del premio e presidente dell'Associazione alle falde della Maiella, Antonio Di Marco. Ben ritrovato, presidente, Grazie a voi. già sindaco di Abbateggio e presidente della provincia di Pescara. E i nostri ospiti e protagonisti di questa sera, anche i componenti della direzione artistica. Saluto e do il ben ritrovato al professore Marco Presutti, docente, e alla Buonasera. professoressa a Daniela Dalimonte, dirigente scolastica e giornalista. Comincio subito con il presidente Di Marco, un premio nazionale di letteratura che è giunto alla sua 26esima edizione. Ogni anno si arricchisce di nuovi tasselli andando a crescere in eccellenza e valore. Quali saranno i prossimi passaggi e appuntamenti? Ma intanto quando nasce il Premio Maiella nel 98 era un'idea che sembrava dover concludere il suo percorso da lì a qualche tempo. In effetti le 26 edizioni ininterrotte che sono state messe in campo hanno dimostrato che nel campo della letteratura naturalistica ambientale a livello nazionale siamo diventati il punto di riferimento unico in Italia che tratta gli argomenti che hanno appunto l'interesse dell'ambiente, della natura nella sua molteplicità di forme e di approfondimento e per quanto ci riguarda ogni anno significa ecco, fare un passo in avanti, cercare di arrivare anche negli ambiti editoriali nuovi e soprattutto in luoghi ancora più distanti da quelli della nostra regione, perché arriviamo oramai in tutte le nostre, diciamo, realtà italiane, ma anche all'estero, attraverso autori che, come quest'anno, si troveranno appunto a varcare l'oceano per arrivare a prendere, parte alla nostra edizione. L'obiettivo è sempre lo stesso, quello iniziale, la difesa dell'ambiente attraverso la cultura e quindi attraverso testi che hanno, a cuore la letteratura naturalistica. Non è facile, non è scontato. Non è così, come dire, usuale, assumere questo impegno a difesa dell'ambiente, attraverso la cultura, ma sappiamo tutti che alla base di ogni progresso, di ogni, diciamo, momento di crescita del nostro ambiente, ma soprattutto della società in generale, c'è necessariamente lo studio, l'approfondimento e quindi per noi il Premio Maiella diventa di anno in anno sempre più riferimento in ambito istituzionale e in ambito anche territoriale. Ai professori Presutti e Dalimonte pongo la stessa domanda perché la direzione artistica seleziona i finalisti e poi insieme alla giuria tecnica stabilisce, decreta i finalisti e poi i vincitori del premio. Sono alla direzione artistica ormai da tanti anni e parto con il professor Presutti. Anche quest'anno sono arrivate opere da tutta Italia. Come avete selezionato i finalisti? La qualità è sempre molto alta e quindi so che è difficile il vostro lavoro. Beh, intanto diciamo, è un processo che si articola in più fasi, c'è cioè una fase iniziale che è quella della predisposizione del bando, insomma sono 26 edizioni, 26 bandi, ogni volta si cerca di ragionare su come migliorare il premio, su come favorire l'emersione maggiore della qualità nelle varie categorie, sempre con la speranza di poter convocare ad Abbateggio a ragionare di ambiente e rapporto con natura in varie forme espressive, in vari generi, attraverso varie possibilità di ragionare e di confrontarsi. Quindi poi si fa anche un lungo lavoro che facciamo io e Daniela di ricerca di opere significative, di romanzi, di raccolte di poesia, di saggi che sono uscite nel corso dell'anno e che possono costruire un interesse che
noi facciamo invitare dall'organizzazione stessa del premio, e poi comunque c'è il bando che quindi dà la possibilità a tutti di poter partecipare, e quindi una volta che poi arrivano le opere che dichiarano la loro volontà di partecipare al premio, abbiamo il conforto della giuria, che è articolata nelle tre sezioni che ci sono quest'anno del premio, quindi la giuria che segue la saggistica, quella che segue la narrativa, quella che segue la poesia. A questo punto io e Daniela, diciamo, ci dividiamo in parte i compiti. Io seguo la saggistica, lei segue la narrativa e la poesia, e con il conforto della giuria di docenti, di esperti, di professionisti, individuiamo le opere finaliste e tra queste poi il vincitore della sezione. Ma su questo, diciamo, Daniela, siccome fa tanta parte di questo lavoro, darei a lei la parola adesso. Sì, allora io volevo dire che insieme a Marco, è vero, sono più di 10 anni che lavoriamo insieme come direzione artistica del premio, ma anche prima siamo stati nel premio come giurati, quindi davvero è una creatura che fa parte un po', ecco, anche del nostro essere. Come giustamente ha detto anche Marco Presutti, siamo appunto, ci dividiamo il lavoro, perché le opere che arrivano sono sempre più numerose. Io posso dire, per esempio, perché per la mia sezione di narrativa quest'anno sono arrivate oltre 50 opere, e una ventina di opere per quanto riguarda la sezione poesia, e so appunto per quanto riguarda invece la saggistica curata egregiamente da Marco che anche lì, insomma, abbiamo sfiorato 60-70 opere pervenute, quindi il lavoro è veramente immane. Per quanto riguarda la saggistica, appunto, poi Marco nel dettaglio potrà scendere e dire chi ha lavorato con lui. Per la narrativa e per la poesia ho avuto l'onore di avere come in qualità di giurati il professor Gialloreto dell'Università di Chieti Pescara, il critico letterario Simone Gambacorta, l'intellettuale Marzio Cimini, la scrittrice Marina Ciancetta, ed insieme quindi abbiamo effettuato queste riunioni. Nella prima riunione c'è stata una prima, come dire, scrematura, siamo pervenuti a una rosa di 5 finalisti, e poi nell'ultima riunione abbiamo individuato giustamente il vincitore per ognuna delle sezioni, e poi con l'aiuto anche del presidente Antonio Di Marco abbiamo individuato anche una serie di premi speciali che comunque abbiamo attribuito a opere particolarmente meritorie o comunque originali rispetto al premio stesso. Sono contenta, volevo dire questo prima di cedere di nuovo la parola al mio collega, che la qualità delle opere pervenute quest'anno è veramente notevole. Tra qualche casa editrice che posso citare, la Sellerio, la Marsilio, Interlinea, la casa editrice Passigli per la poesia, insomma, possiamo ritenerci veramente soddisfatti della qualità raggiunta in questa edizione. Professore Presutti, anche lei è soddisfatto per la sezione saggistica? Sì, sono molto soddisfatto. Devo ringraziare i giurati che hanno dato una grande mano, il professor Claudio Amicantonio, che insegna storia e filosofia al Liceo Classico di Pescara, il professor Alfredo Mazzoni, storico vicepreside sempre del liceo e biologo, e con lui poi la professoressa Martino e soprattutto poi anche Enzo Fimiani, che insegna storia moderna all'Università di Chieti Pescara. Quindi una pluralità di competenze e di discipline, dalle scienze biologiche, le scienze storiografiche, per poter inquadrare il genere saggistica, che presenta apporti di vario tipo, poiché in realtà i libri riguardano tanti argomenti anche con tanti approcci. L'aspetto più interessante è proprio la pluralità, ma non solo dei temi, anche degli approcci, poiché anche rispetto allo stesso tema arrivano dei testi che presentano, anche rispetto a temi rilevanti, tesi molto differenti e che affrontano anche con piglio militante e sostenuto degli argomenti molto molto controversi del rapporto tra l'uomo e l'ambiente di oggi. Quindi diciamo che è molto ricca la discussione che avviene nelle sedute della giuria, e quindi più che premiare questa o quella tesi, che non è questo il nostro compito, è quello di riconoscere valore a quei testi che sono condotti con il maggiore rigore scientifico, che mostrano la maggiore solidità sia dal punto di vista
proprio delle competenze disciplinari e sia dal punto di vista poi della capacità di esporre e di rendere possibile in modo chiaro l'esposizione delle tesi, perché poi alla fine il fine del premio è che le tesi si conoscano e che siano facilmente comprensibili. Una direzione artistica, una giuria tecnica e ogni anno un presidente di giuria, una presidente, e sempre personalità di alto profilo, di fama nazionale e internazionale. Quest'anno la scelta è tornata in Abruzzo, presidente Di Marco. Sì, esattamente così. Dopo la presidenza del 2022 con appunto Lapo Pistelli, vicepresidente dell'ENI, quest'anno abbiamo scelto di nominare presidente di giuria il professor Nicola Mattoscio, personaggio noto nell'ambito non solo regionale ma anche nazionale rispetto alle fondazioni bancarie, ma anche appassionato delle nostre aree interne e soprattutto delle tematiche che noi affrontiamo. A me ha fatto piacere, insieme alla segreteria del Premio Maiella, individuare questo percorso e sicuramente ne avremo una grande, come dire, ulteriore forma di collaborazione, perché non dimentichiamo che anche a livello nazionale le fondazioni bancarie possono sostenere fortemente i progetti culturali come il nostro, non solo dal punto di vista del contributo finanziario che chiaramente si dà per scontato, ma per arrivare appunto a livelli ulteriori e di quella società a cui faceva riferimento il professor Presutti, e i nostri presidenti di giuria ci aiutano ogni anno, ecco, ad arrivare in ambiti ulteriori che a noi interessa intersecare. Quest'anno avremo anche la possibilità di apprezzare la bravura del professor Galasso, Domenico Galasso, che sarà lui l'attore che reciterà i brani del Premio Maiella, reduce da questo successo della trasmissione di questo, diciamo, importante progetto cinematografico che è appunto Mare Fuori, ma non solo, così come la presenza di tanti, diciamo, amici che verranno proprio a presenziare il Premio Maiella, nel senso che saranno presenti per seguire questa 26esima edizione, sia a livello di personaggi che occupano ruoli istituzionali, sia nel mondo dell'ambito anche delle forze dell'ordine, perché come da sempre, come tradizione, il Premio Maiella nasce in un'area che è quella della Maiella, e con le forze dell'ordine noi abbiamo allacciato un rapporto sinergico dall'inizio, perché la difesa dell'ambiente avviene anche grazie al lavoro impegnativo e continuo che le forze dell'ordine svolgono a tutela appunto di chi vive nel parco, ma soprattutto di chi ha necessità di essere tutelato. Quindi saranno presenti dalle forme, diciamo, note dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, degli ex forestali, e quindi, insomma, sarà una serata veramente piacevole, perché ci consentirà tutti insieme di fare un passo avanti anche come Regione Abruzzo, perché non dimentichiamo che il nostro progetto culturale da 26 anni fa conoscere l'Abruzzo a tantissime persone che diversamente non sarebbero mai state in Abruzzo per incrociare, diciamo, le nostre bellezze, i nostri territori. Invece, con l'occasione di partecipare alla premiazione del Premio Maiella, perché convocati nell'ambito della selezione appunto del premio, conoscono per la prima volta la nostra regione e se ne innamorano. Io ricordo ancora l'affermazione di un importantissimo scrittore, autore, direttore di Airone, Ruggero Leonardi, che quando venne nel 2001 ad Abbateggio non conosceva l'Abruzzo, non c'era mai stato, fece una camminata la mattina nel paese, nel borgo di Abbateggio, non c'era ancora nulla di organizzato, perché eravamo proprio all'inizio, diciamo, della nostra avventura del Premio Maiella, però io, insieme ai tanti volontari che ringrazio, che ci sono sempre stati in questi anni ad Abbateggio a sostenermi in questa sfida, la sera arrivò trovando tutto, come diciamo, d'incanto, e salì sul palco dicendo: voi siete dei pazzi sconsiderati coronati da successo. Questo per dire che non si aspetta, anzi addirittura pensò che fosse una, diciamo, una fake news quella di dire che c'era un premio in questa realtà. In realtà lui ne apprezzò talmente tanto quella edizione, e poi partecipò anche nelle edizioni successive e siamo rimasti sempre in contatto. Così come Paolo Rumiz e tanti altri ancora, da Pintor, insomma, tanti personaggi che hanno varcato il territorio della Maiella grazie al Premio Maiella. Vabbè, Dacia Maraini conosce molto più l'Abruzzo
rispetto ad altri, ma Grazia Francescato, quando vinse nel 2002, si trovò a conoscere un ambito territoriale che non conosceva, e da allora lei è letteralmente innamorata della Maiella e torna spessissimo durante tutto l'anno, da allora, in un luogo di abbateggio, Borgo San Martino, dove ha proprio una sua location, cioè una stanza dedicata a lei, e lei quando vuole viene in paese a fare delle camminate nel parco, a scrivere, a approfondire e così a esercitare la sua missione di diciamo educatrice, se mi passate il termine, delle tematiche ambientali. E non posso dimenticare Tara Gandhi, che è stata con noi al Premio Maiella, che ovviamente ha apprezzato, e ho risentito giorni fa, e adesso ha una certa età, non le è stato possibile venire quest'anno perché era un impegno preso l'anno scorso con me, però insomma, se le cose andranno per il meglio, probabilmente tornerà a trovarci sulla Maiella. E non a caso Abbateggio, lo ricordo, è uno dei borghi più belli d'Italia, e Grazia Francescato è anche cittadina onoraria di Abbateggio, ne ha parlato anche sulle reti nazionali più volte, ha elogiato il lavoro che viene svolto sia nell'ambito del Premio Parco Maiella, ma le bellezze di questo territorio. E parlando del premio e della letteratura, professoressa Dalimonte, cosa è cambiato nel modo di scrivere e di occuparsi dei temi come natura, ambiente, transizione ecologica? Allora, per quanto riguarda questa, Giulio, è una bella domanda, una domanda anche impegnativa. Che cosa è cambiato? Allora, per quanto riguarda le sezioni che io in particolare ho seguito, la narrativa e la poesia, devo dire in realtà che il tema naturalistico ambientale c'è, però chiaramente lo prendiamo in considerazione in senso lato, perché poi abbiamo opere, appunto, racconti, romanzi, piuttosto che poesie, che parlano di natura ma parlano anche di altro. Quindi è chiaro che in quel caso noi andiamo sì a vedere questo riferimento, ma andiamo anche a valutare, ecco, come dire, la qualità dell'opera, quello che l'opera stessa ci lascia. Certamente devo dire che anche in questi ultimi romanzi pubblicati, nelle ultime poesie, l'attenzione per la natura, intesa come l'ambiente che ci circonda e quell'ambiente con il quale poi l'essere umano interagisce in vari modi, dove, dal quale appunto, come dire, cerca di recepire anche messaggi, anche l'ispirazione per poter poi scrivere queste opere, ecco, devo dire che è sempre più presente. Un essere umano che in genere è, come dire, a fianco agli strumenti digitali, che ogni giorno lavora, vive a fianco a questi strumenti digitali, poi ecco, in un certo momento riscopre la natura, riscopre la sua valenza e soprattutto quello che la natura può dare a noi esseri umani. Ecco, penso che questo sia un elemento che spesso ritorna nelle opere, almeno che noi abbiamo individuato. Il professore Presutti, le opere degli scrittori premiati trovano spazio e hanno eco nelle scuole, nel mondo scolastico? Beh, sa, questo è difficile a dirsi, perché insomma sono 30 anni che, e anche qualche anno di più, che nella scuola c'è l'autonomia, per cui diciamo ogni scuola ha una sua offerta formativa, un suo modo di svolgere anche l'ampliamento delle attività didattiche tradizionali, per cui bisognerebbe fare il caso scuola per scuola. C'è da dire che in passato il premio aveva proprio una sezione dedicata ai ragazzi, che favoriva maggiormente questa collaborazione con le scuole, ed è accaduto anche che ci fossero delle scuole superiori della provincia di Pescara che partecipassero con i loro alunni a questa sezione del premio. Per tutta una serie di ragioni organizzative questa parte nelle ultime tre edizioni non c'è stata. Stiamo ragionando su come ripartire per le successive, magari anche diversificando i tempi, perché una delle difficoltà di fondo è il fatto che il Premio Parco Maiella si svolge a luglio, come sua, e le scuole a luglio sono chiuse, però stiamo ragionando nelle prospettive di sviluppo del premio a trovare una maniera di far esprimere i ragazzi sui saggi o sui romanzi che sono stati individuati, che magari tra i finalisti, e su questo ci stiamo appunto confrontando anche con dirigenti scolastici, docenti, sul modo migliore di coinvolgere le scuole del territorio e non solo.
E a proposito di futuro, perché i giovani sono il futuro, io lo chiedo al Presidente che quando ha ideato questo premio era giovanissimo, è ancora molto giovane, e quali obiettivi si era posto quando ha pensato di istituirlo e ora si è arrivati alla 26esima edizione e ce lo ha già anticipato, è cresciuto, è conosciuto anche a livello internazionale e ha un ruolo sul territorio. Quale, ma era ciò che lei aveva già auspicato, pensato o è andata al di là delle sue aspettative, la crescita, il successo di questo premio? Ma è andato, diciamo, a un livello molto più, diciamo, in alto rispetto a quello che era l'inizio del progetto del premio Parco Maiella. Parco Maiella, il premio nasce per una idea che era quella della cultura per aiutare l'ambiente, perché in quel luogo, in quella realtà, era nata la folle idea nel 1995 di insediare una mega discarica per 30 comuni della provincia di Pescara. Allora io ero un ragazzo presidente di Proloco che insomma ci teneva a difendere il proprio paese, il proprio territorio e aveva innescato insieme a dei volontari, degli amici, un contrasto con le istituzioni regionali, provinciali, con la prefettura di Pescara di allora, per far capire che questo progetto era impossibile che si insediasse ad Abbateggio a 100 metri di distanza dalla piazza del Premio Maiella. Però nessuno ci ascoltava perché noi eravamo dei ragazzi e l'amministrazione comunale in quel momento aveva dato un ok, diciamo, definitivo a che la discarica si potesse realizzare, perché in quel tempo significava introiti comunali importanti e risanamento della finanza pubblica. Noi ci opponemmo fortemente a quella folle, appunto, idea e lo facemmo col premio Maiella. E faccio una considerazione, un ricordo, un aneddoto di allora. Quando io approvai questa idea del premio Maiella nell'assemblea dei soci della Provo di Abbateggio, i soci erano più di 100, mi dissero va bene, approviamo il progetto letterario premio Parco Maiella, però sappi che noi non leggeremo i libri, perché pensavano che il premio veniva in qualche modo affidato ai cittadini di Abbateggio che dovevano leggere e quindi essere preparati per una giuria che poi doveva valutare. Ecco, questo scherzosamente venne fuori in quell'assemblea. In realtà già da subito nel 98, come dicevo, ci fu un'attenzione importantissima, perché il Parco della Maiella nasce nel 94, si insedia e noi abbiamo avuto l'intuizione di intanto pensare a un premio letterario sull'ambiente e dedicarlo appunto alla Maiella. Quindi da lì a qualche anno mi arrivarono proposte addirittura per chiedermi di cedere il progetto culturale Premio Maiella, e c'era un altro soggetto che voleva rilevarlo con una somma cospicua per portare il premio Maiella a Sulmona, perché lo si riteneva il luogo migliore per rappresentare un premio così importante in una città ovviamente nota, conosciuta a livello nazionale e internazionale, più ovviamente del piccolo centro di Abbateggio. Noi invece abbiamo mantenuto forte questo impegno col paese, con la comunità, ma soprattutto col territorio della Maiella, perché la sede è quella di Abbateggio e rimane lì e le attività si fanno in quel borgo, in quella realtà, a favore di un territorio più ampio, quello certamente. Quindi le ambizioni quali sono? Le ambizioni sono un po' quello che diceva il professor Presutti, di ritornare nell'ambito scolastico a animare, ecco, le riflessioni utili che servono ai ragazzi, ma servono anche ai docenti, perché spesso i docenti, lo dico, parlano meno delle bellezze naturalistiche ambientali che abbiamo in Abruzzo e spesso si preferisce mandarli fuori regione. Invece io dico sempre che sarebbe più interessante far conoscere i nostri parchi naturali, che ne sono tanti in Abruzzo, ai nostri giovani, perché saranno loro poi a difenderli, però li devono conoscere questi luoghi, altrimenti sarà difficile. Ecco, i 100 anni del Parco Nazionale d'Abruzzo ci fa riflettere, cioè ci ha resi veramente unici a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Il Premio Maiella ambisce a fare quello che si sta facendo egregiamente con la direzione artistica, che io ringrazio, che è quello di elevare l'attenzione sui testi in concorso, soprattutto riuscire a coinvolgere quelle case editrici che hanno proposte importanti da poter mettere in campo e essere valutate, perché una cosa è certa, c'è un bando, c'è una organizzazione ben definita
e c'è un'attenta valutazione da parte dei giurati, quindi questo è il nostro livello di serietà su cui io non prescindo, per me è fondamentale ed è anche la miscela positiva che si è creata in questi anni. E poi un'ultima considerazione, perché quando il Ministero dell'Ambiente o la Presidenza della Repubblica o del Senato ci affida i riconoscimenti che poi noi diamo durante la serata, è frutto anche di una verifica preliminare che va fatta e che viene fatta anche tramite la Prefettura di Pescara, perché noi veniamo verificati annualmente per l'attività che abbiamo svolto nell'edizione precedente e quella che andremo a svolgere nell'anno successivo. Quindi è anche una relazione stretta tra il mondo del volontariato, della cultura e delle istituzioni. Quindi questo fa bene soprattutto al premio, ma non solo, fa bene anche ai territori, perché sappiamo di parlare di qualcosa che oramai identifica esattamente un progetto letterario connotato sul territorio. Noi all'inizio fummo definiti tra i 5 premi letterari d'Abruzzo, adesso abbiamo un po'... Abbiamo conquistato qualche postazione in più, posso dire che siamo tra i premi che più di tutti riesce a livello nazionale a far parlare di queste tematiche in modo esclusivo e interessante. Abbiamo pochissimi minuti ancora a disposizione, quindi io chiedo ai professori Dalimonte e Presutti delle risposte molto brevi. Attraverso un premio è possibile far riscoprire il piacere della lettura? Ma io credo, ecco, dirò la mia e poi lascio la parola a Marco, io credo che quello è l'obiettivo che noi ci dobbiamo porre, cioè riscoprire il piacere della lettura ma anche l'utilità, soprattutto ecco il piacere anche di, adesso parlo in particolare della poesia, di questa sezione che io comunque un po', come dire, curato, perché la poesia è una continua riscoperta, la poesia ci aiuta, ci rende anche il mondo più vivibile ed ecco quello che a me piacerebbe fare, quello che vorrei che passasse proprio la sua utilità e l'importanza della poesia non soltanto a quelli che in quel giorno saranno lì seduti nella sera della premiazione per ricevere o per vedere appunto chi ha vinto, ma a tutti, anche ai giovani, perché no, anche agli studenti. Sono un dirigente scolastico, prima ascoltavo Marco e Antonio, è importante far riscoprire l'importanza della lettura, del volume anche cartaceo e tra questo in particolare del volume di poesia, perché questa frase che si dice sempre, forse un po' abusata, che la poesia ci salverà, però è ancora fondamentalmente vera. Professore Presutti, brevissimo intervento. Ma è sempre l'obiettivo che ci si propone, poi quanto si riesca a farlo non lo so, quello che è sicuro è che fare un premio letterario sul tema della natura, all'impianto naturalistico, permette oggi di stare, di mettere, di valutare opere che riguardano profondamente il presente, perché è probabilmente l'ambito su cui oggi maggiormente si scrive, su cui ci sono le maggiori attenzioni e quindi a mio giudizio è anche il modo più semplice per catturare l'interesse, perché parliamo di temi che ci riguardano molto da vicino, che riguardano molto da vicino il nostro presente e soprattutto il nostro immediato futuro. Presidente Di Marco, in conclusione, non abbiamo svelato e anticipato molto perché siete tutti invitati il 15 luglio dal pomeriggio. Arrivate prima perché così potete visitare Abateggio, uno dei borghi più belli d'Italia. E come vuole invitare e salutare chi ci sta seguendo? Alle 18 a Terrazza Abateggio, che è un'opera pubblica realizzata quando ero appunto sindaco, proprio utile al premio Maiella, perché sono state pensate delle location, ma una connotazione urbanistica perfetta, quella nel luogo in cui ci si trova con la piazza del premio Maiella, che consentirà appunto agli autori, quindi ai concorrenti, di confrontarsi sia con la direzione artistica e soprattutto con la giuria presente, col presidente di giuria. Quindi questo prima dell'inizio della serata, che inizierà alle 20 puntuali, e a Terrazza Abateggio ci sarà questo confronto bello, anche avvincente, perché entreremo nell'analisi dei testi in concorso, dove nessuno dei vincitori o comunque dei finalisti, che per noi attualmente sono finalisti in concorso, sanno di avere o di non aver vinto, perché loro saranno chiamati
per ogni sezione tutti sul palco, quindi ogni sezione dai 5 ai 6 finalisti presenti saranno chiamati sul palco e uno di questi sarà il vincitore e gli altri invece resteranno finalisti. Successivamente, come diceva prima il professor Presutti, ci saranno i premi speciali. Però a tutto questo si aggiunge quest'anno anche, ci sono due premi ulteriori che assegneremo, premio alla carriera, che non svelo il nome, e invece il premio che abbiamo condiviso con l'Associazione Nazionale Giornalisti, che appunto ha assegnato quest'anno a Angelo Figorilli, che è di origine abruzzese ed è rimasto molto colpito da questa nostra decisione, presa appunto con la collaborazione di Antimo Amore, che con noi diciamo collabora al progetto Premio Maiella, e così da 3 anni che ogni anno premiamo un giornalista che si è particolarmente distinto e ci fa piacere farlo perché i giornalisti vanno difesi e sostenuti. E poi dobbiamo dire, Antonio, che quest'anno a presentare il premio è la nostra Giuliola Edmondo, e questo non può farci che piacere, anche perché Giuliola è stata anche una nostra giurata, ha lavorato benissimo sempre per il premio, quindi quest'anno abbiamo fatto l'amplein, come si suol dire. Una grande giurata e direi soprattutto, questo lo dico, un'appassionata lettrice. Sì, è vero. Che sì. Parla spesso della passione per della passione per la lettura, ma anche io suggerisco come testimonia della passione per la lettura Giuliola Edmondo. Io vi ringrazio, adesso saremo poco credibili, però insomma la passione, un consiglio soprattutto per il periodo estivo, un libro vi fa compagnia sotto l'ombrellone, in montagna, ovunque decidiate e di trascorrere le vostre vacanze oppure di leggere la sera, in qualsiasi momento, ma siamo veramente oltre il tempo che ci è stato concesso e la nostra mezz'ora insieme per parlare del Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica Parco Maiella, 26esima edizione. Grazie al presidente Antonio Di Marco e grazie ai componenti della direzione artistica, Daniela Dalimonte e Marco Presutti. Grazie a tutti voi per averci seguiti, in regia saluto e ringrazio Francesco Berardinelli e per la supervisione tecnica Andrea Di Fabio. A presto.